Pensioni di gennaio, Poste Italiane avvisa che l'accredito partirà dal 28 dicembre e che per chi effettuerà il ritiro negli uffici postali di persona sarà necessario rispettare le norme anticontagio. La volontà di continuare a garantire un servizio essenziale per la vita del nostro paese, coniugata con la necessità di tutelare la salute di clienti e dipendenti, precisano da Poste Italiane, impone l'adozione di provvedimenti rispondenti alle disposizioni normative attualmente in vigore. I cittadini che non possono evitare di ritirare la pensione in contanti all'ufficio postale dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dall'apposito calendario. I cognomi dalla A alla C lunedì 28 dicembre, dalla D alla G martedì 29 dicembre, dalla H alla M mercoledì 30 dicembre, dalla N alla R giovedì mattina 31 dicembre, dalla S alla Z sabato mattina 2 gennaio. I cittadini dai 75 anni in su possono chiedere di ricevere gratuitamente la somma in denaro a casa, delegando al ritiro i carabinieri. Negli uffici postali abilitati è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp. Richiedere il ticket elettronico con questa modalità è molto semplice. Basterà memorizzare sul proprio smartphone il numero 371-500-3715 e seguire le indicazioni utili a conseguire la prenotazione del ticket. Per gli uffici abilitati alla prenotazione su WhatsApp è stata riattivata anche la possibilità di prenotare il proprio turno allo sportello da remoto, direttamente da smartphone e tablet, utilizzando l'app Ufficio Postale, oppure da PC collegandosi al sito poste.it, senza la necessità di registrarsi. Negli uffici postali, con possibilità di prenotazione a distanza, è inoltre possibile tornare ad attendere il proprio turno allo sportello all'interno dei locali. Per conoscere gli uffici abilitati alla prenotazione del ticket da remoto e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 3322.